Che ci dice professor Regge? Beh, innanzitutto bisogna sfatare quel che si dice sull'idrogeno. L'idrogeno è esclusivamente un vettore, non ci sono miniere di idrogeno o pozzi di idrogeno come quelli che, da cui esce il metano. Per quanto riguarda lo stoccaggio delle scorie nucleari, è un problema che secondo me non verrà mai risolto, o verrà risolto fra chissà quanto tempo, perché nessuno le vuole. Voi presumete che l'elettrosmog sia colpevole a meno non sia provato innocente, mentre il tabacco è innocente a meno che non sia provato colpevole. Quel allora professore, facciamo... È una favola, signori, è una cosa torniamo... che inganna il pubblico. Innanzitutto una diffusione incontrollata, cioè il far west di organismi manipolati, no, sono contrario anch'io. Perché gli scienziati non riescono a comunicare evidentemente con la popolazione? Ma gli scienziati vorrebbero comunicare, è soltanto che saltano fuori dei demagoghi che piantano un chiasso del diavolo e alla fine non si capisce più cosa è stato detto, cosa non è stato detto e così via. Benvenuti a Giovedì Scienza, un saluto alla famiglia di Tullio Regge che è qui in prima fila. Grazie di essere qui e un saluto al Rettore dell'Università di Torino, Gianmaria Aiani, grazie di essere intervenuto a questo incontro e grazie a Laura Montanaro che è in rappresentanza del Rettore del Politecnico, Professor Gilli. La figura di Tullio Regge è talmente sfaccettata che non è possibile trattarla in una serata, quindi questa sera dovremo accontentarci di aspetti per certi versi persino marginali. Marginali persino nel modo di trattare la sua parte scientifica, che è quella ovviamente di gran lunga più importante. È più facile forse parlare del Tullio Regge divulgatore, del Tullio Regge impegnato socialmente, fu anche deputato dell'Unione Europea, del Regge che nel suo impegno sociale ha per esempio combattuto per l'IRH, l'Associazione per la Prevenzione dell'Handicap. Tullio Regge, ma ne parleremo tra poco con Piero Angela che ci sta raggiungendo, che è stato tra i primi a fondare a Torino la sezione del CICAP, cioè il comitato per l'accertamento delle, allora si chiamava per l'accertamento delle affermazioni sul paranormale, adesso non è più così, per le affermazioni sulla pseudoscienza, di pseudoscienza. Questo è un po' il tema della serata più facile. Pensiamo di soprattutto sottolineare questo, senza dimenticare naturalmente il Regge scienziato che ha affidato a Riccardo Zecchina, che è stato collaboratore di Tullio Regge per parecchi anni al Politecnico, nell'ultima fase dell'attività scientifica di Regge, e Mario Rasetti, che invece con Tullio Regge ha condiviso circa 40 anni di ricerca, già all'istituto di Princeton, il famoso istituto dove c'erano Gödel, c'era Einstein, e poi ha continuato a lavorare con lui, e con lui ha fondato l'ISI, l'Istituto per l'Interscambio Scientifico qui a Torino, che è stato presieduto da Regge per molto tempo ed è un incarico che Mario Rasetti ha ereditato. Di Zecchina vi dirò soltanto che è professore ordinario di fisica teorica al Politecnico di Torino, cattedra che ha ricoperto prima anche Rasetti, adesso è professore emerito, ha lavorato appunto con Regge dal 95 al 99 e credo con grande entusiasmo, lo so da lui ma lo so anche da Tullio Regge, che una volta mi disse: guardi Bianucci, è una cosa meravigliosa avere un giovane così in gamba, così intelligente, così brillante accanto, sto vivendo una seconda giovinezza, mi disse. E queste sono parole che mi diceva con quegli occhi brillanti, con quegli occhi intelligenti che ti dicono anche che è assolutamente sincero quando parla. Ci sono degli oggetti qui in scena che potete vedere, forse non è facilissimo ma possono essere inquadrati, sono dei modellini in fil di ferro di figure geometriche molto complesse che non mi avventurerò a descrivere. Quelle che invece vi posso indicare subito sono quelle due poltrone, perché sono poltrone, che vedete laggiù. Sono ricavate dalla ciclide di Dupin, è un lavoro che fece Regge nel 1970 o poco prima, fece un modellino con quella forma in fil di ferro, fu notato da un designer e fu poi prodotto sotto forma di poltrona, come la vedete lì, dalla Gufram nel 1970, e ringrazio Axel Iberti che ci ha permesso di averne qui due esemplari. Ora questa poltrona credo che sia esposta alla Triennale di Milano ed è diventato un oggetto di culto, un oggetto di design, come vedete è bellissimo,
La prima volta che io mi sono seduto su quella poltrona era credo nel 1975-76, quando ho conosciuto il professor Regge, e lui mi disse: come le sembra? Io dissi, ero molto imbarazzato, lo vedevo per la prima volta, dissi comoda, e lui rispose: beh, non è esattamente il concetto a cui pensavo quando l'ho disegnata. Cominciamo quindi, parleremo anche del Regge che faceva scherzi, perché lui si divertiva moltissimo e non avrebbe mai rinunciato a una battuta. Ma io vorrei cominciare invece adesso dal Regge divulgatore. Abbiamo qui Pier Giorgio Di Freddi, vi racconterò allora come ho conosciuto Pier Giorgio Di Freddi. Mi telefonò Tullio Regge. Intanto benvenuto a Piero Angela. Grazie di averci raggiunto. Piero Angela è qui con noi con qualche minuto di ritardo perfettamente giustificato e arriva direttamente da Via Verdi, dove sta registrando le nuove puntate di Super Quark, e smonta, lui è torinese come sapete, quindi è preciso, lavora fino all'ultimo minuto, smonta alle 18, alle 18 e 8 minuti ci ha raggiunti, quindi non possiamo certamente rimproverargli questi pochi minuti di ritardo. Stavamo affrontando il discorso di Regge divulgatore e incominciavamo con Pier Giorgio Di Freddi e continuerà, e poi subito dopo darei la parola a te. La domanda che volevo fare a Di Freddi prende però lo spunto da come io l'ho conosciuto. Mi telefona una volta Tullio Regge e mi disse: guardi, c'è una persona che forse potrebbe scrivere per Tutto Scienza, che è il supplemento scientifico della stampa che allora curavo, e credo che non sarebbe male se lei lo cercasse, e mi diede il suo numero di telefono. Io ho dato il numero di ho preso questo numero di telefono, ho telefonato, mi ha risposto Pier Giorgio Di Freddi e mi ha detto: ah sì, io molto volentieri collaboro alla stampa, ed è venuto a trovarmi con un fascio di fogli sotto il braccio, l'articolo più corto era 20 cartelle. Allora io gli ho detto: no, non possiamo fare così, il nostro lavoro richiede degli articoli molto brevi, molto sintetici. Per Giorgio Di Freddi, che è di grande flessibilità, e flessibilità sapete che è una parola sinonimo di intelligenza, tornò due giorni dopo con gli articoli corti e da quel momento incominciò a pubblicare tranquillamente sulla stampa, e poi di lì è incominciata una sua carriera di divulgatore. Ma prima c'è un Pier Giorgio Di Freddi logico matematico illustre, autore di testi che sono adottati in tutto il mondo, professore alla Columbia University, professore all'Università di Torino, alla Cornell University, giusto. Insomma, c'è uno scienziato, c'è un ricercatore importante, che alla fine della sua carriera di ricercatore, ma poi non sappiamo mai se è finita perché ci riserverà sicuramente delle sorprese, ha pensato invece di dedicarsi poi completamente alla divulgazione scientifica. Allora, questa è una scelta radicale, una scelta che molti accademici forse non hanno nemmeno apprezzato. E mi ricordo che all'inizio lo stesso Tullio Regge era sottoposto a critiche da certi colleghi che dicevano: beh, non bisogna poi sporcarsi troppo le mani con la divulgazione. Cosa ne pensi? Penso che effettivamente sì, i colleghi ci dicono quando facciamo divulgazione che diventiamo giornalisti, credo che lo intendano come il massimo insulto. Appunto, come un insulto. Io vorrei ricordare il momento in cui ho conosciuto Tullio Regge, perché forse a differenza di altri che dicono sì, mi ricordo più o meno, no? Era il 7 marzo del 1972. Ora uno dice: che memoria che ha quest'uomo, no? Mentre invece sono andato a rivederlo semplicemente, no, sul libretto di studio, perché ho dato con lui l'esame di relatività. Lui all'epoca era a Princeton, appunto veniva ogni tanto in Italia, non so bene come, perché all'epoca appunto io non lo conoscevo. Avevo chiesto di poter fare l'esame su un testo che mi interessava di Pauli, vecchio testo così, no? E Regge aveva detto di sì tramite la segreteria, quindi quel giorno sono andato a fare l'esame nelle baracche temporanee di fisica, che credo siano diventate permanenti, saranno ancora lì, no? da quel periodo. Ho fatto l'esame e naturalmente è stato un incontro sui generis, come non poteva non essere con Regge, perché io arrivo col libro naturalmente, tutto sottolineato, tutti i calcoli che avevo fatto, eccetera, no? E lui mi dice: immagino che l'avrà studiato il libro. Dico: beh, certo, l'ho studiato, allora non chiederò niente di questo libro, no? E quindi no, subito spiazzato così. Poi mi ha fatto alcune domande, le domande non le ricordo più. Ricordo però la sensazione tanto che meno avevo, le risposte, Le risposte, ma mi ricordo la sensazione che avevo, che era di un leggero fastidio, perché mentre io parlavo lui fischiava, e fischiettava non a caso, no, ma fischiettava un'aria ben precisa, no, eccetera, che mi distraeva, no, un pochettino. E poi dopo l'esame, che andò bene, persi l'occasione della mia vita, perché lui mi chiese: ma perché lei non fa la tesi di relatività, no, con me?
E io all'epoca ero innamorato della logica, no? Avevo deciso che avrei fatto il logico, no? e poi mi accorsi, non ci volle molto per accorgersene, no? Che era stato un errore quello, no? Se fossi stato con Reggio, no, naturalmente prima di tutto avrei fatto altre, forse sarei diventato Zecchino, no? Avrei fatto altri studi, no? Soprattutto mi avrebbe aperto, no, un mondo che invece poi ho dovuto aprirmi piano piano col grimardello, no? E certamente non sono arrivato così lontano forse come avrei potuto. Poi non l'ho più visto per credo più di 20 anni. Perché nel frattempo lui aveva cominciato a fare divulgazione, io mi ero sposato, mia moglie mi aveva detto che l'aveva conosciuto guardando attendendo una delle sue conferenze, credo in un palasport, è possibile, sì, che ci fosse, appunto, no? Mi diceva, quando era al liceo, no, ho visto queste cose. Allora ci siamo riavvicinati, no, appunto 20 anni dopo. Ed è stato lì che ho cominciato, lui in questo caso è responsabile del fatto, no, che ho cominciato a fare il divulgatore, quindi appunto prima con la stampa, poi con le case editrici, la Mondadori, gli inizi, no, le Inaudi, no, e così via. No. Quindi questo è stato il mio contatto, no, due volte, no, diciamo così, nella vita, la prima volta perso, ma la seconda volta direi di no, insomma. Dunque, naturalmente Di Freddi non ha risposto alla domanda, ma è importante perché abbiamo Piero Angela. Allora, com'era la divulgazione scientifica da parte degli accademici negli anni 70, quando Tullio Regge incominciò a farla? Ecco, Piero Angela una volta mi disse, ma per i miei servizi di Quark, Super Quark, l'ideale non è il ricercatore italiano, è il ricercatore inglese, un po' perché è più chiaro, un po' perché lo traduciamo come vogliamo noi. No? Più o meno era quello che mi ha detto. Non nel senso che si cambia significato, ma nel senso che si rende chiaro quello che magari il cercatore non dice con la chiarezza desiderata. Ecco, negli anni 70 io di accademici italiani che divulgassero e che tu potessi intervistare tranquillamente, sicuro che avrebbero parlato in modo chiaro, non ne ricordo. Sì, intanto vorrei dire che io ho un ricordo di Tullio Regge non molto frequente, perché abitando a Roma, lui abitava a Torino, l'ho incontrato poche volte, però sono quegli incontri che subito barcano. E intanto quello che mi ha colpito moltissimo di lui è questo rapporto con la sua malattia. Non so, probabilmente ne avrete parlato, ma lui prendeva a schiaffi la sua malattia, non gli importava niente, è come se non esistesse. Cioè, penso che tanta gente in quelle condizioni si lamenterebbe tutto il giorno. E lui diceva no, perché vado avanti, ho fatto esattamente le cose che avrebbe fatto se non avessi avuto la malattia. Il suo senso dell'umorismo, perché anche nelle cose che scrive, nelle cose che dice, che diceva, c'è questo umorismo che... Una volta mi ricordo che mi trovavo accanto a lui in una conferenza, che era un po' noiosa, e c'erano persone che dicevano cose un po' pollose. E lui si divertiva a fare sul computer dei disegni con la grafica. Ah, poi ne parleremo. E ho visto che aveva fatto una serie di mongolfiere colorate. E non capivo bene cosa voleva dire. E dice, come? Ho capito, pallone gonfiato. Poi c'è un ricordo che... Però vorrei riprendere quello che tu dicevi degli scienziati divulgatori. È vero, io ho cominciato proprio in quegli anni lì, fine anni 60, a fare divulgazione, e c'era molta ritrosia da parte, c'erano alcuni molto bravi, che sono poi quelli che conosciamo. Però Franco Pacini, per esempio, qualcuno... quello che è stato detto anche prima, da parte dell'accademia, con la paura di scendere un po' nei gradini. E tra l'altro i libri di divulgazione non hanno una quota nel curriculum come altri libri, quindi mi ricordo che recentemente era stato sollevato questo problema. Tu dicevi i ricercatori inglesi, anglosassoni in generale, loro hanno una forte tradizione di divulgazione anche per altre ragioni, specialmente in America, è quello di rendere pubblici i loro risultati, il loro lavoro, perché i finanziamenti vengono anche quando c'è un'opinione pubblica, si interessa ai problemi sui quali stanno lavorando. Ma per tornare a Regge, a me ha colpito anche l'impegno che lui ha il coraggio di prendere su argomenti scabrosi una posizione netta, quello degli OGM per esempio. Gli OGM hanno una pessima reputazione, mentre se andate a vedere quello che dicono le società di scienze, in tutte, in Italia, non dicono nessuno, ma nel mondo, non ci sono dei problemi
come vengono stabilite. E lui aveva però una forte posizione che altri non prendono perché hanno paura di diventare impopolari. Quindi, poi questo CICAP che noi abbiamo fatto, costituito questo, anche lui c'è onore della sua presenza, e lui è stato molto attivo, malgrado la sua malattia, veniva ai convegni. Però io vorrei citare una cosa che mi ha divertito molto, che ho scritto in un articolo, che io scrivevo su Repubblica, che sono autorevolmente arrivasse per gli anni 70, ho scritto una decina d'anni, e c'era un suo libro, non ricordo più bene il titolo, forse L'universo in bicicletta, qualcosa del genere. Era Cronaca dell'universo, credo. Come? Cronaca dell'universo, Cronaca il primo libro, bravo. Che fu in gran parte una raccolta di articoli che aveva scritto per la Gazzetta del Popolo. Uscì da Boringhieri, non era ancora bollati Boringhieri. Alla fine c'era un suo racconto bellissimo, io ricordo, anche perché in parte ho vissuto anch'io situazioni analoghe. Si vede, nel nostro mestiere, penso anche nel tuo, la notorietà nel fare articoli o programmi di scienza porta a essere destinatari di missive, lettere, di inventori, di personaggi che hanno trovato la soluzione energetica, che hanno trovato, che criticano Einstein per la relatività perché non ha capito un certo punto e che hanno inventato il moto perpetuo. Adesso un po' meno, ma negli anni 70 era molto, molto attuale. Allora ricordo che in questo suo libro alla fine aveva raccontato un suo, tra virgolette, incubo, cioè e la storia era questa, di un pizzaiolo sardo a Torino di nome Santeddu che era venuto a trovarlo dicendo: guardi, io ho scoperto la relatività. E allora lui, con pazienza, perché poi era paziente, non è che lo mandava a quel paese, e dice: guardi, no, però le spiego le cose, la termodinamica. E questo però non era convinto. No, ma io ho inventato. Ritorna, gli manda lettere, gli manda tutti i suoi studi, i suoi grafici, eccetera. Alla fine lui si spazientisce un po', ma comunque educatamente dice: guardi, per favore, non mi venga più. Se non che viene fuori in questo suo incubo che effettivamente il pizzaiolo aveva inventato il sistema di avere un moto perpetuo con una macchina che c'era. E allora cosa succede? Che questo pizzaiolo chiede per sé il premio Nobel e per Regge la cacciata dall'università, e infatti viene cacciato, e il finale dell'incubo è che lui è al Valentino su una panchina pensionato, che vede dei bambini che giocano con degli aeroplanini mossi dal moto perpetuo del pizzaiolo. Ecco, allora, per dire, aveva questo senso dell'umorismo, rovesciando questa situazione che tutti noi, penso, abbiamo conosciuto con questi personaggi. Ecco, quindi ci mancherà molto, e a me piaceva anche la sua sincerità in tutto, diceva quello che pensava e non aveva paura delle conseguenze che poteva avere. E quindi mi fa piacere che questa sera sia qui tra noi, perché veramente un applauso ce la facciamo. Soffermiamoci ancora un momento sulla divulgazione. Regge è stato ricordato poco fa da Angelo Raffaele Meo, ebbe la medaglia Einstein nel 1979 nel centenario della nascita di Einstein. Vi leggerò la motivazione di questa medaglia, la traggo dall'ultimo libro di Tullio Regge, L'infinito cercare, che è la sua autobiografia scritta con Stefano Sandrelli, che è un astrofisico dell'Università di Brera. La motivazione della medaglia Einstein dice: per aver esplorato le strutture matematiche profonde che governano la natura, per aver raggiunto una nuova comprensione del processo di urto fra particelle, della stabilità degli oggetti collassati in relatività generale e delle simmetrie nascoste nella dinamica dei campi e delle particelle. Ecco, qui c'è un po' riassunto quello che non è riassumibile, cioè il lavoro di Tullio Regge dal punto di vista scientifico è talmente sterminato, aveva talmente la passione di cambiare campo di ricerca, perché lui non esauriva mai un campo, lasciava sempre ancora qualcosa lì che qualcun altro avrebbe trovato,
e andava a cercare in altri campi. Allora, uno dei campi in cui fu veramente pioniere, che è legato a ricerche attualissime, non ancora approdate a risultati definitivi, fu quello nel settore della gravità. C'era una rinascita della relatività di Einstein, della relatività generale, in quegli anni, siamo all'inizio degli anni 60. Regge riscrive in qualche modo la relatività, però in un modo molto speciale, si chiama Regge Calculus, e adesso Franco Rosetti ce ne dice qualche cosa. Io ho collaborato con Tullio per quasi 40 anni e credo di poter dire che Tullio è forse il più grande, se non l'unico vero amico che io abbia avuto nella mia vita. E la motivazione della medaglia Einstein è un incredibile esercizio di sintesi, perché in quattro righe dice alcuni dei contributi più importanti di Regge alla scienza e alla fisica in particolare contemporanea. E prima di rispondere alla tua domanda così puntuale, assieme a Riccardo abbiamo cercato di individuare almeno i titoli dei settori nei quali Regge ha dato i contributi. Credetemi, ciascuno di questi potrebbe aver fatto le carriere di due o tre persone. Pur dimenticando o mettendo da parte molte cose, ci sono almeno 8 temi che non si possono non ricordare. Il primo è quello dei buchi neri. Regge, cioè, fra l'altro, se siete interessati, c'è una splendida intervista di Wheeler che si trova in internet. Tullio era un postdoc, era un giovane studente appena laureato, a quei tempi non c'era il dottorato, e andò a lavorare con Wheeler, che gli pose questo problema, e Wheeler racconta con stupore di questo giovane italiano che si sgretolò questo incredibile calcolo. Posso solo interromperti un momento, perché nell'autobiografia di Wheeler, sulla copertina c'è un'immagine, no, in cui si vede una lavagna, no, e si vede il dietro della si testa. Si vede la testa di Tullio, è vero. E questi sono quelli che Tullio chiamava i buchi grigi, perché lui fece per la prima volta uno studio della dinamica dei buchi neri quando intorno al buco nero non c'è il vuoto, ma c'è una materia con diciamo una distribuzione di energia sostanzialmente. Poi c'è il Regge Calculus, del quale parlerò un pochino di più per rispondere alla tua domanda, che fu uno strumento poderoso per affrontare in particolare la gravità, la relatività generale, perché fu lo strumento che ci consentì di fare dei conti per la prima volta davvero. C'è la cosa che forse lo rese più famoso in assoluto, che sono i poli di Regge. I poli sono il primo passo di una famiglia di cose che ebbero il nome da Tullio, ne parlerà più in dettaglio Riccardo, ma ci sono i poli di Regge, le traiettorie di Regge, i reggeoni, che sono risonanze che portano. Mario Rasetti una volta disse: tutto quello che tu tocchi prende il tuo nome. Vero che hai detto questo? Sì, è vero. E queste cose sono importanti perché sono sostanzialmente il primo passo verso quella che oggi si chiama la teoria delle stringhe. Si partì con i poli di Regge, poi ci furono lavori di Veneziano e Fubini, Sergio Fubini, altro grande fisico torinese. C'è tutto un periodo della vita di Tullio molto importante, al quale lui dedicò molte energie intellettuali, dedicato ai diagrammi di Feynman. Io sono, come dire, stiamo parlando di Regge divulgatore, la sua produzione scientifica è difficilissima da divulgare, perché era talmente raffinata, sofisticata, avanzata, ha precorso i tempi, quindi non vi dirò cos'è il lavoro sull'analiticità e l'olonomia dei diagrammi di Feynman, sappiate che è una cosa importante. Ci furono dei lavori importanti, uno
lo voglio citare perché è stato il primo nostro lavoro insieme, I vortici nei superfluidi, che fu il primo esempio, credo in assoluto, di quantizzazione, cioè di trattare, manipolare in maniera quantistica oggetti che non sono puntiformi, non sono particelle che sono un punto, no? Ma sono delle stringhe, sono i vortici nell'elio, sono stringhe in tre dimensioni, le stringhe, la teoria delle stringhe sono in quattro dimensioni, ma sostanzialmente sono la stessa cosa. E poi dico solo dei nomi, ma i solitoni, il modello di Ising, di quale di nuovo parlerà, credo, Riccardo, la supergravità e così via. Credetemi, ciascuno di questi titoli è oggi oggetto di un corso universitario, ciascuno di questi è materia sulla quale si sono sviluppati e prodotti decine di migliaia di lavori. E ritorno alla tua domanda, Regge Calcolo. Regge Calcolo, poi dopo racconto anch'io un piccolissimo aneddoto. Regge Calcolo è una maniera di fare la relatività generale. Ora, io credo che questo lo abbiate più o meno sentito dire tutti. La relatività generale è una modo di rappresentare l'universo, l'universo fisico, che si basa sull'idea fondamentale che laddove ci sono delle masse, lì lo spazio-tempo smette di essere piatto. Detto così è un po' una tecnicalità difficile da cogliere, ma noi siamo abituati anche nella nostra esperienza di tutti i giorni, che per andare da un punto a un altro il percorso più breve è una linea retta. Se volete andare di lì a là, il percorso più breve è una linea retta. Questo succede perché noi viviamo in uno spazio che è euclideo, in cui la geometria dominante è la geometria di Euclide, della quale fa parte il teorema di Pitagora, di quella geometria che noi studiamo a scuola. Laddove ci sono delle masse, lo spazio si incurva. Non è più vero che per andare da punto A al punto B si deve andare lungo una linea retta, ma si deve andare lungo una linea, si chiama geodetica, che è la linea di minima lunghezza ma su quell'oggetto curvo. Pensate per esempio a una sfera, se volete andare da un punto a un altro su una sfera e non, dovete fare un percorso più breve, un percorso sul cerchio massimo che passa per quei due punti. E non è una retta, è un arco di circonferenza. Questa è sostanzialmente l'idea fondamentale della relatività generale, mi perdoneranno i tanti fisici teorici presenti che, per questa sovrasemplificazione. Tutta questa cosa è descritta e costruita sulla base di un'ipotesi che lo spazio-tempo a cui si fa riferimento sia un continuo, cioè che ogni punto abbia intorno a sé un'infinità continua di altri punti, che si passi da un punto all'altro senza soluzione di continuità. Questo fa sì che, se volete fare dei conti, e lo strumento che dovete usare sono quelle cose terribili che si chiamano equazioni differenziali, in particolare in questo caso equazioni differenziali a derivate parziali, perché avete tante variabili diverse, che sono estremamente complicate da risolvere, non solo, ma sono praticamente impossibili da risolvere nei casi di cui si occupa la fisica, in cui la distribuzione delle masse in giro non è regolare, non è disegnata a priori da noi. Tullio ebbe questa idea di rappresentare questo spazio-tempo curvo con un oggetto che matematicamente si chiama un complesso simpliciale, ma sostanzialmente immaginate
pensate a una superficie, immaginate di mettere su, ogni, su questa superficie tanti punti e questi punti connetterli con delle linee triangolate. Fate, approssimate la superficie con una collezione di triangoli. Se siete in più dimensioni avrete bisogno, oltre che dei triangoli, di tetraedri, se siete in quattro dimensioni, oltre ai tetraedri, avete bisogno anche di cose quadridimensionali. È questo che va sotto il nome di regge calcolo. L'idea di dire, pensate sempre alla superficie della sfera, immaginate di mettere dei punti e di fare dei triangoli. I triangoli li tratto, o i segmenti che sono il perimetro dei triangoli, li tratto come se fossero piatti, cioè come se la geometria li fosse euclidea. La curvatura di questo spazio la concentro nei vertici. E c'è un elegantissimo risultato di Tullio, che non voglio citare perché è una grandissima bellezza. Se voi immaginate di fare questo, in un punto avete tanti triangoli che arrivano e la somma degli angoli al vertice di questi triangoli non è uguale a 360 gradi, perché sennò sarebbe piatto, è meno di 360 gradi. La quantità 360 meno la somma di quegli angoli si chiama deficit ed è il parametro che rappresenta la curvatura. C'è un bellissimo teorema di Tullio che dimostra come nel limite in cui i lati dei triangoli si facciano tendere a zero si ritrovano le curvature di Gauss e di Riemann, proprio la geometria differenziale del continuo. E passando, ho citato, prima c'è nato un aneddoto. Ho detto che avrei voluto raccontarvi un aneddoto. L'aneddoto è che uno dei primi giorni dopo che io lo conobbi al CERN, io non sono mai stato uno studente di Regge, sono stato a lungo un collaboratore, ma io l'ho conosciuto al CERN e poi negli Stati Uniti. Quando fumo un pochino più in confidenza, gli chiesi, ma scusa, come ti è venuta questa idea del regge calcolo? Ah, dice lui, ero dal barbiere e avevo davanti a me uno specchio, ma c'era uno specchio anche dietro di me, quindi io vedevo questa serie infinita di immagini, ed è lì che mi è venuta in mente questa cosa. Io risi, perché dalle immagini degli specchi del barbiere a farsi vedere in mente il regge calcolo, la strada è lunga. La strada è lunga. Grazie, vorrei concludere, se mi lasci un secondo, certo, mostrando, che non so come fare, ma se posso avere quell'immagine, ecco, forse che questa è sul computer. Eccola. Io vi ho raccontato, spero di avervi raccontato facendovi capire qualcosa, il regge calcolo naturalmente si applica alla gravità e quindi alla relatività generale e quindi in quattro dimensioni, perché siamo nello spazio-tempo. Tullio era sostanzialmente l'unica persona, io ho incontrato scienziati di tutti i tipi nella mia vita, l'unico che abbia mai incontrato che sapesse visualizzare le cose in quattro dimensioni. E per questa ragione lui era innamorato di questa crocifissione di Salvatore Dalì e fu felice il giorno in cui gli capitò di incontrare Salvatore Dalì. Infatti quella sua fotografia credo sia nel soggiorno di casa ancora con Salvatore Dalì. E quella che vedete in mezzo è la rappresentazione che si dà del cubo in quattro dimensioni. Un cubo in quattro dimensioni ha, come vedete lì, 16 vertici ed è quella cosa lì. Questa è la proiezione su un piano di un cubo quadridimensionale.
nella figurina al centro le facce hanno un nome, perché dovete fare uno sforzo di fantasia, perché dovete immaginare che le faccette che hanno lo stesso nome devono essere identificate, cioè voi dovete prendere quell'oggetto e immaginare di ripiegarlo su se stesso in modo da identificare le facce con lo stesso nome. Un'operazione anche combinatoria, infatti un complesso semplice è una struttura combinatoria. Grazie, grazie a Mario Rasetti. Abbiamo poi un filmato in cui Regge commenta l'ipercubo e lì smentisce quello che ci ha appena detto Mario Rasetti, dice di non riuscire sempre a visualizzare la quarta dimensione, però evidentemente c'era anche della modestia in questa dichiarazione, ma poi avremo tempo di vedere. Io adesso però chiederei il filmato in cui Regge ci dà la sua idea di infinito. Lui era guidato dalla convinzione che non c'è un traguardo nella fisica, nella matematica, in nessuna scienza, che la natura in qualche modo ha risorse infinite, tutto quello che dalle leggi di natura è concesso si realizza, ma l'uomo non è detto che arrivi mai a conoscere questi traguardi. Allora chiamerei quello che avrei dovuto chiamare prima, il filmato in cui Regge esordisce dicendo non credo alla particella ultima, e chiedo scusa se non ho seguito bene i tempi dei filmati, ma credo che mi stiano ascoltando in regia e che stiano per mandare questo filmato. Ecco la voce. Credo alla particella elementare ultima, perché prima si erano le molecole poi si dice ah no, sono fatte di atomi, poi hanno preso gli atomi, sono fatti di elettroni da un nucleo. Il nucleo a sua volta era fatto di protoni e neutroni, poi uno va a guardare i neutroni e i protoni e sono fatti di quark. Secondo me questa corsa non ha fine, cioè c'è una corsa infinita davanti a noi, per cui non magari il prossimo passo è così difficile che l'umanità non riuscirà a superarlo in breve tempo, questo non vuol dire, però secondo me la corsa è infinita, è un po' la mia religione quella lì, perché non è che, per esempio, un mio pensiero un po' fisso è che qualunque oggetto che è possibile secondo le leggi della fisica esiste o esisterà nell'universo, cioè magari bisognerà correre miliardi di anni luce per trovare questo libro qui fatto tutto identico, tranne che invece di essere azzurro questo qui è rosso o altro, però da qualche parte esiste, perché giudico inutile fare delle leggi fisiche se poi un oggetto che soddisfa le leggi fisiche non esiste, non ci credo. Bene, io adesso chiederei di vedere un altro filmato che è forse il momento in cui la divulgazione scientifica fatta in diretta in pubblico da Regge raggiunge l'acme. Era l'inizio degli anni, quello che vedrete in realtà è un po' dopo, 1984, ma lui incomincia nel 1981 una serie di manifestazioni in quelli che si chiamavano i Punti Verdi a Torino, e alla Pellerina queste serate con le sue conferenze, con un telescopio e una telecamera che mandavano in diretta l'immagine della Luna, Saturno, i satelliti di Giove e così via, oppure l'esplorazione di una goccia d'acqua con un microscopio, anche lì con una telecamera. Ecco, queste serate che organizzammo a Torino ebbero un successo strepitoso. 10, 12, 14 mila persone al Parco della Pellerina a seguire queste serate. Allora io chiederei appunto questo filmato di Scienza nel Parco, così si chiamava questo punto verde, dove Regge ci fa vedere due abachi che abbiamo qui, abbiamo portato, sono tra gli oggetti che abbiamo portato. Poi chiederei un commento a Pier Giorgio Di Freddi su abachi e computer. Buonasera a tutti. Fu a Baghdad dove si verificò un primo importante sviluppo, possiamo già dire, di hardware, cioè l'invenzione dell'abaco. E l'abaco è un computer, sia pure primitivo,
che è rimasto tra di noi fino ai giorni nostri. Ci sono dei paesi come l'Unione Sovietica oppure il Giappone in cui vengono usati questi attrezzi, e ve ne mostro io uno. Questo qui è per esempio un abaco giapponese, si chiama il Saroban, e i giapponesi lo usano molto più rapidamente dei calcolatori di quelli normali a mano, non c'è paragone. Ecco, mentre questo qui più gigantesco è di uso comunissimo nei grandi magazzini russi, si chiama gli sciotti in Russia, e anche lì desta meraviglia la rapidità con cui le commesse russe riescono a farlo funzionare. C'è realmente un rapporto tra questi oggetti e i computer? Beh, anzitutto sono dei piccoli computer, questi qui sono portatili addirittura, no? I computer portatili fatti a modo di abaco sono in realtà invenzione dei romani, che li facevano su delle tavolette molto piccole, no? Con queste palline scorrevoli, si potevano mettere in tasca e portarseli in giro. Ma la cosa interessante è che molti non sanno che in realtà calcolare usando dei sistemi di notazione aritmetica, no? Matematica, come quelli che usavano i greci ad esempio, o come quelli che usavano i romani, era praticamente impossibile. Tutti noi sappiamo come si scrivono i numeri romani, ma se a scuola, o se stasera quando andate a casa, no, chiedete ai vostri bambini, come diceva Papa Giovanni, no, di fare dei calcoli, no, con il sistema romano, è lì casca l'asino, per così dire. Non parliamo di quello greco, che era un sistema ancora più astratto, nel senso che i greci non avevano cifre, usavano le lettere dell'alfabeto, quindi la alfa era 1, la beta era 2, eccetera, avevano 27 lettere nel loro alfabeto, in realtà 24, ma ne avevano aggiunte 3 per fare cifra tonda, le prime 9 servivano per le unità, le seconde 9 per le decine, le terze 9 per le centinaia, quindi si scrivevano delle parole che però si potevano leggere come dei numeri, e di qui nasce poi tutta quell'attività che si chiama gematria in ebraico, no? Cioè di leggere le parole come se fossero numeri, numeri come le parole, e quindi passare da uno all'altro facendo dei calcoli, no? Interpretando tutte queste cose. Ma la cosa sostanziale è che sia gli ebrei che i greci che i romani i calcoli dovevano fare, e non potevano farli con i loro sistemi di notazione, quindi tutti i popoli dell'antichità hanno usato cose di questo genere. Agli inizi si usavano abachi semplicemente sulla terra, usando delle pietruzze, che poi sono i famosi calcoli, no? Che hanno dato il nome al procedimento di calcolo. Poi si è cominciato a farlo sulla carta, ad esempio, no? Scrivendo, e poi si è inventato questo aggeggio, per l'appunto non mobile, con le palline. E la cosa interessante a proposito della velocità di calcolo che Tullio ricordava prima, che quando ci fu la Seconda Guerra Mondiale, che finì, come tutti sappiamo, no? Quindi il Giappone perse, anche l'Italia, ma in questo caso l'aneddoto sul Giappone, no? Il Giappone perse la guerra e ovviamente fu occupato dalle truppe alleate, no? Ad un certo punto, qualche mese dopo, gli americani videro che questi giapponesi, no, questi poveri incolti, no, continuavano a fare i conti con questi aggeggi, no? E allora volevano insegnare ai giapponesi, no, che si potevano usare le calcolatrici, no, così via. E loro non ci stavano a sentire da questo punto di vista, finché a un certo punto dissero: ma noi facciamo i calcoli più veloci di voi con le calcolatrici. Naturalmente il generale MacArthur, eccetera, tutti si misero a ridere. Allora organizzarono una disfida in cui il miglior esperto di abaco giapponese e il miglior esperto di calcolatori delle truppe occupanti si sfidarono. E su 6 partite, diciamo così, no, il giapponese le vinse tutte. Perché poi la cosa interessante è che anche usando un calcolatore, no, per esempio quelli nostri oggi, i numeri bisogna digitarli in qualche modo sulla tastiera. Ebbene, nel momento in cui uno di noi ha digitato i numeri, questi hanno già finito i calcoli, perché hanno questo modo, no, velocissimo di fare queste operazioni. Quindi bisogna stare attenti, no, a credere, no, che la tecnologia sia necessariamente, no, superiore a quella che è stata, no, il contributo, diciamo così, dell'antichità. Ma se posso aggiungere una cosa sul primo filmato, perché l'idea di Regge, no, che tutto ciò che è possibile prima o poi si realizzerà, no, che in matematica va sotto il nome di teorema ergodico, no, cioè tutto il possibile si realizza. Nella sua mente, no, aveva a volte, no, delle visioni estremamente avveniristiche, quasi fantascientifiche. Mi ricordo che sicuramente me lo disse, credo anche di averlo letto forse nel libro Infinito, ma non ricordo più bene, che lui si immaginava, per esempio, agli inizi dell'universo, quando le cose, no, c'era questa esplosione, no, dopo il Big Bang, delle civiltà
che duravano quello che per noi è uno spazio infinitesimo, un tempo infinitesimo, no? E che ciò nonostante erano civiltà che si evolvevano, nascevano, si sviluppavano, morivano, no? In uno spazio brevissimo, no? Quindi l'idea, no? Che poiché questo è possibile in linea di principio, si è avverato all'inizio e forse alla fine, no? se ci sarà un big crunch, eccetera. Quindi la fantasia, no? Che poi è imparentata questa cosa un po' con il cosiddetto principio totalitario della fisica, cioè che tutto quello che non è proibito è obbligatorio, certo, no? Sì, sì. In qualche maniera. Infatti, questa è l'altra versione, certamente, no? Se non è proibito è possibile, no? E se è possibile allora bisogna farlo prima o poi. E quindi insomma l'idea di partire dall'abaco per parlare del computer era quanto mai intelligente e naturalmente molto, molto centrata anche proprio sull'argomento. Il computer poi fu usato da Regge per tante cose, alla fine ne parleremo, lo usò anche per fare degli oggetti che oggi non sappiamo neanche più bene che cosa siano, si chiamavano CD-ROM, sembra di parlare di un'altra epoca, però questi CD-ROM, il primo che fece fu sulla relatività, hanno delle animazioni che Tullio Regge fece insieme con Federico Tibone, un suo allievo, delle animazioni molto semplici ai nostri occhi, ormai persino un po' povere, un po' troppo spartane, siamo abituati a ben altro ormai nella grafica, al computer, che però chiariscono perfettamente la relatività. E poi ne fece degli altri. Era una piccola cosa che mi veniva in mente, Piero, sulla riflessione di Odi Freddi, e cioè che certe cose semplici finiscono per essere migliori di certe cose complicate. E lo sappiamo che nelle missioni spaziali le sonde prime che sono andate, la Voyager che ancora manda forse un piccolissimo segnale, meno di una lampadina di Natale, ma funziona. La maggior parte di queste cose che mandiamo sulla Luna non funziona, su questo Marte che si rompono sempre. E questo mi fa venire in mente anche un'altra cosa. Abbiamo fatto proprio per qualche un servizio, l'aveva fatto Giovanni Carrara, su come conservare l'informazione. Noi oggi abbiamo dei calcoli fantastici, dei sistemi di stoccaggio dei dati attraverso le banche che conosciamo, ma che sono molto evanescenti, con un pulsante possono sbagliato possono sparire. E allora si cercava di capire qual era il sistema migliore. La carta si deteriora, specialmente a partire dall'Ottocento, i pergamene se ne vanno, l'umidità. E cosa viene fuori? E questo mi ricorda l'abaco degli Romani, che la cosa che ci sono più è il marmo. Quindi sono 2000 anni, che anche più, che noi abbiamo le cose incise in marmo e tutto il resto è scomparso, se non è stato conservato in parte in modo molto accurato. Ecco, quindi è una piccola riflessione che non sempre il più sofisticato è migliore. Anche il migliore. È un po' scomodo portare a scuola però i quaderni di marmo, no, eccetera, poi, no, per i bambini, no, che già hanno questi zaini così pesanti. Anche fare i giornali di marmo, insomma, un po' complicato. E questa tecnologia appunto dei CD-ROM, che ormai è quasi dimenticata, poi la utilizzò tutta in una serie di CD-ROM, questo per esempio dedicato alla musica, che era una sua grande passione, lo fece con Luciano Berio, e ne facemmo anche uno insieme di astronomia nello spazio tra le stelle. E in quel periodo Tullio Regge, con la regia di Bruno Gambarotta, che saluto perché so che è in sala, realizzò anche tutta una serie di programmi televisivi abbastanza originali come taglio, perché avevano due conduttori e due ospiti. C'era un conduttore ignorante che ero io, un conduttore sapiente che era Tullio Regge e poi due ospiti che Regge sceglieva tra i migliori scienziati che ci fossero a disposizione. Non solo scienziati, perché per esempio per una puntata che riguardava gli atomi lui volle come compagno di dialogo in studio quello che era già stato il suo compagno di dialogo in un libro, Primo Levi. Sapete che c'è un dialogo molto importante, molto interessante tra Primo Levi e Tullio Regge, e in quelle varie puntate furono una dozzina sul mondo degli atomi, una dozzina sul sistema solare, sull'astronomia, una dozzina sulle simmetrie viste un po' nei campi più diversi, nella matematica, nella fisica, nella chimica, nella musica naturalmente. Ecco, in queste numerosissime puntate fatte per il Dipartimento Scuola e Educazione, tra gli ospiti abbiamo avuto dei signori abbastanza conosciuti, per esempio come il premio Nobel Carlo Rubbia, per dirne uno, oppure come il premio Nobel Young, che Regge catturò al volo al CERN una volta che eravamo andati
andati lì per intervistare qualcun altro. E la cosa, secondo me, veramente straordinaria di queste trasmissioni è che oggi sarebbero irrealizzabili, è che ci sono soltanto persone che parlano. Durano mezz'ora, ma ci sono solo persone che parlano. Piero Angela su questo potrebbe dirmi: voi fate degli sforzi invece immani per avere delle bellissime immagini, voi camminate mentre spiegate le cose, penso ad Alberto in particolare. Ecco, tutte queste cose che sono diventate delle tecniche assolutamente necessarie oggi, allora non esistevano, non si usavano. Avevamo qualche immagine fissa e niente di più. Però avevate questo volto ipnotico di Tullio Regge che voi seguivate indipendentemente dall'attrattività del resto della trasmissione, cioè era lui che riusciva a catturare l'attenzione e ci riusciva naturalmente anche con questi ospiti straordinari che abbiamo avuto. Piero, oggi come vedi tu questa, si potrebbe secondo te, esiste un canale Rai Scuola? Un canale Rai Scuola esiste. Secondo te è recuperabile questo modello in cui c'è veramente il maestro che insegna e che ha solo il carisma per catturare lo spettatore, non gli strumenti, i luccichii di filmati molto belli, di curiosità che vengono infilate nel discorso più propriamente scientifico? Sono molto d'accordo con questo. Sai, si dice spesso che in televisione bisogna mettere delle immagini, ma la faccia è un'immagine. È forse la migliore immagine che tu puoi avere, perché questo viso è un continente dove tutto si muove, gli occhi, le labbra, le espressioni, molto più di immagini. Bisogna saperla usare bene, bisogna saperla, e poi bisogna avere delle cose da dire e dirle bene. Questo vale anche per gli insegnanti, vale per la scuola. Bisogna avere la fortuna di avere la persona giusta. Comunque io credo che anche l'insegnante ha bisogno di supporti, ma forse in un modo diverso di quello che si fa oggi. Se io fossi un insegnante, certamente userei la mia faccia, il mio modo di parlare, però penserei di farlo come un regista, cioè di far entrare dentro la scuola nel momento giusto, al posto giusto, varie cose, non soltanto di filmati, immagini, persone, giornali, documenti, oggetti. E quindi costruire, come dire, un documentario dal vivo. Perché attraverso gli oggetti, per esempio, noi alla scuola ha avuto una transizione molto lenta, perché dalla scuola semplicemente orale si è passato poi a quella scritta, poi sono venuti i libri, sono venute le illustrazioni a colori. Oggi abbiamo la computer grafica che veramente riesce a spiegare certi concetti molto meglio di qualsiasi discorso. La replicazione del DNA, per fare un esempio, se tu la fai vedere, visualizzare, la capisci immediatamente. Ecco, voglio dire, io penserei a un corso scolastico, anche di libri, che hanno in certi punti delle finestre dove tu metti... Ma non a prescindere. Io so che molti miei documentari sono stati trasmessi nelle scuole, e va benissimo, ma non è quello, perché finito il documentario, solo se lo vedi in televisione quello, non deve vederlo a scuola. Devi inserire, secondo me, l'insegnante deve essere un regista che il suo racconto lo arricchisce di tutte queste cose, con fantasia e con creatività. Ecco, naturalmente poi l'operazione può funzionare o no, però, ripeto, sono d'accordo con quello che dice, la faccia è un'immagine, la parola è qualcosa di straordinario, perché con la parola, con 21 lettere o 24, quante sono? Si può dire qualsiasi cosa. O 40 fonemi, no? Perché in realtà i fonemi sono un po' di più. Riesce a dire le cose che nessuna immagine può dire. Sai, l'immagine ha più forza della parola in televisione, certamente. Difatti, quando vediamo i telegiornali, si vede in una riunione a Bruxelles e lo speaker sta in quel momento spiegando tutto quello che ha fatto, ma tu guardi quello che scende dalla macchina, che stringe la mano, che dà la mano, l'immagine mangia completamente la parola. Però la parola è molto più forte dell'immagine, tu racconti molto più, e con la scrittura ancora di più.
Ecco, quindi delle cose che sembrano meno attraenti, quella scrittura o la parola e l'immagine, la gerarchia inversa poi quando riesci vuoi comunicare. Ritorniamo al discorso di questi vecchissimi computer che però non si rompono mai. Vorrei soltanto sì. Su questa cosa, perché in realtà poi la cosa interessante è che coloro che poi devono dare appunto la possibilità di fare i programmi e così via, i vertici della RAI per esempio eccetera, per quanto riguarda la scienza, no, richiedono queste cose. Cioè uno scienziato che va lì, no, appunto come tu dicevi, no, a parlare di scienza, no, la cosa, dice il pubblico non segue. Però i talk show che cosa sono? Cioè in fondo sono ore, no, in cui si sentono questi politici, no, parlare di poco o nulla, per quale motivo uno che dice cose intelligenti non può stare da solo a dirle, no? Cioè è una cosa strana, una volta si facevano, no, queste cose, per esempio, beh, qualcuno, infatti siete qui, non a caso, no, non di fronte, no? Anche le trasmissioni non sono proprio di scienza, ma quelle che faceva Vattimo ad esempio intervistando dei filosofi, sì, quelle di, no? Filosofia, no? Oppure quelle che faceva Augias, no? Parlando di libri, parlando, no? Soltanto di libri, no? Senza servizi. Cioè vuol dire che c'era un pubblico, no? E c'era la possibilità di farlo. Adesso l'idea è che non si deve più fare quello perché al pubblico non interessa, ma secondo me non interessa ai vertici, no? Temo di sì. Solo di queste trasmissioni televisive fatte con Regge, sono una brevissima clip. Tra gli ospiti ci fu Giancarlo Vic, grandissimo fisico teorico, fu uno degli ultimi ragazzi di Via Panisperna, lavorò con Fermi ancora, era credo nel 37-38 lavorò ancora, nel 38 Fermi se ne va, lascia l'Italia, insomma credo 36-37 Giancarlo Vic abbia lavorato nel gruppo di Via Panisperna, poi andò negli Stati Uniti anche lui. Ritornò in Italia, Regge lo volle ospite, non vediamo Giancarlo Vic, vediamo la umiltà di Regge davanti a Vic, questa brevissima clip. Il valore di contributi quasi nulli in confronto a quelli di Vic. Ho letto per la prima volta il nome di Fermi su di un giornaletto di divulgazione scientifica degli anni 30, il Giornale delle Meraviglie, che su standard attuale era piuttosto mal fatto, però ho avuto la sfortuna di non avere mai incontrato né Fermi, né Einstein, né moltissimi dei grandi protagonisti della fisica contemporanea. Ecco, davanti a Vic ritornava quasi scolaretto Tullio Regge. Io ora vorrei tirare in questa discussione, e chiedendogli scusa perché siamo stati un po' lunghi e l'abbiamo fatto aspettare tanto, Riccardo Zecchina. Riccardo Zecchina ha un compito direi impossibile, parlarci dei poli di Regge e magari di qualcos'altro che ha fatto poi insieme con Regge appunto in questi anni in cui ha collaborato con lui al Politecnico. Vogliamo provarci? Sì. Ma, volevo aggiungere un piccolo commento a quello che si diceva prima riguardo alla visione della scienza come un sistema aperto e infinito, no? Diciamo, è un po' una metafora quella che usava Tullio, io la leggo in questo modo, cioè un entusiasmo infinito, no, verso la scienza e la necessità di una cultura scientifica pressante. Allora, se voi pensate all'accelerazione che sta avvenendo oggi in campo scientifico, la quantità di dati, di tecnologie, di strumenti, capite quanto effettivamente tutto questo sia importante. Una domanda che avrei voluto fare a Tullio è, per esempio, secondo voi, se arrivassero degli alieni qui oggi e vedessero, avessero a disposizione da un universo parallelo, quindi non conoscessero le nostre leggi naturali, no? E vedessero tutti i dati che abbiamo accumulato, quanto tempo impiegherebbero a ricostruire la nostra conoscenza scientifica? Per tutta una serie di cose, pochissimo, in un paio di giorni ricostruiscono tutto. Per tutta una serie di altre cose, no. Tutta una serie di altre cose sono difficilissime da ricostruire pur avendo i dati a disposizione, no? Quindi c'è questa frontiera di complessità che era quella che interessava Tullio, e non a caso il suo approccio scientifico è sempre stato di tipo metodologico, cioè inventare strumenti innovativi per risolvere problemi complicatissimi. I poli di Regge sono uno di questi esempi. Io non intendo spiegare che cosa sono perché sono molto complicati. Ecco, la scienza fatta da Tullio non è semplice, non è divulgabile in maniera facile, è falso dire che la scienza è semplice, tutto lì, quindi sono strumenti utilissimi, importantissimi, hanno fatto fare passi da gigante a tutti, a tutta l'umanità,
ma non sono facili da spiegare. Allora, i poli di Regge, come diceva Mario prima, sono stati importantissimi nella fisica delle particelle, nello studio delle interazioni forti, sono stati il fondamento da cui è nata poi la teoria delle stringhe, quindi hanno avuto un'importanza enorme. Io vorrei mettere solo vorrei mettere l'accento su un aspetto. Per poter ottenere questi per poter ottenere questi risultati che hanno sotto il nome di poli di Regge, c'è bisogno di un po' di coraggio. Quello che ha fatto Tullio è stato prendere una quantità reale, tipo una lunghezza d'onda o un momento angolare, e aggiungere una dimensione. Da qui viene anche un po', diciamo, il coraggio intellettuale di fare queste cose, che solo una persona fortissima può permettersi di fare. E quindi cosa ha fatto? Ha preso una lunghezza, qualcosa di reale, e l'ha esteso al campo complesso. Dopodiché ha fatto tutti i conti in uno spazio più ampio, dove i conti in qualche senso sono più semplici da fare, e da lì è derivato dei risultati che risultano essere validi poi anche nello spazio di partenza. Quindi c'è questa, diciamo, passare a una dimensione maggiore per poi ottenere dei risultati che sono utili nello spazio di partenza. Questa è, diciamo, la parte filosofica dei poli di Regge. Allora, io non posso raccontarvi cosa si tratta, perché insomma, sono problemi di analisi fondamentalmente, però vi posso dire dove li potete vedere i poli di Regge. Me lo sono chiesto in questi giorni e ho trovato dove li potete vedere. Allora, la prossima volta che prendete un aereo, scegliete di sedervi dal lato opposto del sole, ok? Quindi vi sedete dal lato opposto del sole, poi se siete fortunati il sole proietterà l'ombra dell'aereo sulle nuvole, ok? Ebbene, se voi riuscite a essere in questa condizione, noterete attorno all'ombra dell'aereo degli anelli colorati. Questi anelli colorati, che in inglese si chiamano glory, sono i poli di Regge. Cioè, questi anelli colorati derivano da onde che, diciamo, vengono riflesse, che entrano nelle goccioline d'acqua e poi tornano indietro con un meccanismo complicatissimo che non può essere spiegato sulla base dell'ottica tradizionale, delle leggi note. Ecco, e per essere capito c'è bisogno di questo procedimento di continuazione analitica in uno spazio complesso, insomma bisogna usare i poli di Regge. Ecco, quello è un esempio di poli di Regge, quindi la prossima volta che prendete un aereo fate questo tipo di operazione. Io oggi, venendo da Roma, ho allertato le hostess, però no, le condizioni non erano favorevoli, quindi non ho potuto fotografarle oggi. Però ci voleva un piano di volo apposito, probabilmente, per avere l'inclinazione giusta. No, ma è abbastanza diciamo, probabile vederli, adesso, però bisogna saperlo. Ecco, quelli è diverso dall'arcobaleno. L'arcobaleno è un fenomeno molto più semplice. Quindi anche i colori che vedrete sono molto più tenui, è una distribuzione molto, molto diversa dei colori. Quindi, allora, questo fenomeno, che dal punto di vista, diciamo, classico, nel senso quello che noi possiamo vedere, può sembrare effimero, in realtà è di importanza fondamentale nella fisica quantistica e ha permesso di fare progressi enormi. Diciamo, quindi questo è un modo di vederli. Qualche parola sul vostro lavoro, sugli ultimi... Allora, su due cose. Una è che in questi giorni sono andato a riaprire i programmi che abbiamo scritto insieme e volevo farvi mostrarvi che tipo di... È molto difficile, devo dire, mostrare qualcosa... La cosa che posso dire è che noi non usavamo mai le variabili x, y e z, ma ogni variabile aveva un nome, quindi un nome complicato, dopodiché faceva le simmetrie, scambiava le lettere, è una cosa complicatissima, divertentissima, solo che è difficile da mostrare. Quello che noi abbiamo fatto insieme è stato cercare di risolvere un problema che non si può risolvere, e siamo stati quasi 4 anni, tutti i giorni seduti in una stanza, a discutere e a tentare di risolvere quello che si chiama il problema del modello di Ising in 3 dimensioni. In poche parole funziona, il problema è il seguente, cioè, ma anzi, il problema non lo definisco, ma le conseguenze di quello che noi stavamo studiando sarebbero state molto importanti, nel senso che se noi fossimo stati in grado di risolvere quel problema, allora avremmo potuto risolvere qualunque tipo di problema combinatorio diciamo esistente. Per esempio, avremmo fatto scomparire i matematici dalla faccia della Terra, perché avremmo costruito un sistema automatico per provare i teoremi. Quindi il problema che stavamo studiando, che tecnicamente si chiama modello di Ising in 3 dimensioni, ma non è importante il problema specifico, però è un problema che, diciamo, molto complicato, che aveva delle, diciamo, delle potenzialità enormi. Noi eravamo coscienti del fatto che la probabilità di riuscire a risolverlo era molto molto piccola,
però in maniera totalmente incosciente non ci siamo assolutamente posti questo problema. Abbiamo fatto anche dei progressi, abbiamo dato dei contributi, ma devo dire che questa è stata la parte forse più, una parte molto affascinante, cioè il fatto di studiare un problema difficilissimo senza preoccuparsi assolutamente, no? Questa è quindi cosa la, tipica la ricerca di della conoscenza per la conoscenza, al di là anche del risultato, se il risultato non c'è è la ricerca della conoscenza in sé che è già appagante in qualche modo. Grazie, grazie a Riccardo Zecchina e naturalmente l'augurio che prima o poi risolva questo problema, così non avremo più differenti. Tanto non ce l'avete già così. Prego Mario. L'intervento di Riccardo mi ha fatto venire in mente un'altra cosa caratteristica di Tullio, che lui leggeva i classici, lui aveva letto Gauss in latino, aveva letto... questa cosa dei poli di Regge usa uno strumento tecnico che si chiama la trasformata di Sommerfeld-Watson, che è uno strumento che gli ingegneri elettrici conoscevano. Lui ci cascò sopra, cioè se andò a studiare, perché il primo posto in cui andò a fare il ricercatore dopo la laurea fu Max Planck Institute di Monaco, dove c'era Heisenberg, ma dove il direttore fino a qualche anno prima era stato Sommerfeld. E allora si lesse i lavori di Sommerfeld. Questa credo sia una caratteristica importante. E mi ricorda che la prima volta che io conobbi Tullio, lo conobbi come ho già detto a Ginevra, al CERN, lui mi chiese, la prima domanda che mi fece, piacere Rasetti, e lui mi guardò e mi disse, ma tu hai letto le disquisizioni aritmetiche di Gauss in latino? E io non le avevo lette, confesso, poi andai a leggermele, ce l'ho. Quindi hai rimediato successivamente a questa lacuna. Abbiamo ormai pochissimi minuti e avremo ancora tante cose da dire, e anche dei filmati da vedere che mi spiace sacrificare. Io salterei direttamente al Regge che disegna con il computer a questo punto. È stato un momento molto felice della sua vita in cui lui si innamorò di questo strumento che è il computer per disegnare e fece anche una mostra qui a Torino organizzata nel Palazzo della Regione Piemonte. E questi disegni sono, adesso ne vedremo poi qualcuno, sono belli in sé ma sono soprattutto un'espressione del suo senso dello humor. Il disegno dice molte cose, ma è il titolo che lui dà a questo disegno che fa esplodere o l'umorismo o la satira o il giudizio, a volte anche piuttosto duro, su certe realtà del nostro mondo, del costume e così via. L'esempio che è stato fatto dei palloni gonfiati delle mongolfiere già rende abbastanza bene l'idea. Ecco, chissà se Riccardo Zecchina ci vuole dire qualcosa su questo aspetto. Se... Sì, io insieme a Bartolomeo Vacchetti, che è il ragazzo più grande della nostra famiglia, avevamo preparato un regalo per Tullio che non siamo riusciti a farlo a mostrargli, e che consisteva nella raccolta di alcuni suoi disegni accompagnata dalla musica diciamo, preferita da lui. E quindi abbiamo... Negli ultimi giorni abbiamo finito questo lavoro e con l'idea di mostrarlo anzitutto a Rosanna, Anna, Marta, Daniele e poi a tutti gli altri. Dovete immaginare che questo era stato pensato per essere mostrato a Tullio, per stimolarlo un po' in un momento di difficoltà a ricordare alcune cose e a riviverle. Ecco, quindi questo è lo spirito, però spero che raccolga... diciamo l'essenza del suo senso dell'umorismo, della sua intelligenza, della sua diciamo vitalità. Sicuramente sì, c'è ancora Pier Giorgio Di Freddi, ci vuol dire una cosa su questo aspetto? Sì, perché era molto interessante andare in campagna da Regge la domenica, no? Ogni tanto, no? E quando poi
pranzo era finito, no, eccetera, a volte ci si metteva a parlare e lui sempre tirava fuori, no, gli ultimi lavori, dice, guarda questo, guarda quello, mia moglie se ne era innamorata, no, tra l'altro. Quindi alla fine ne avevamo fatto un quadro enorme, no, che abbiamo messo proprio sulla parete della cucina, è stato lì fin quando non abbiamo traslocato, poi non c'era più la parete naturalmente, no, dove poi sono andato. Ma io ho insistito tante volte, no, e non credo che poi lui l'abbia mai fatto, perché lui facesse una specie di catalogo di questi disegni, non dal punto di vista artistico o dal punto di vista dei titoli, che era quello che invece a lui interessava fare, no? Ma perché facesse vedere l'aspetto matematico che ci stava sotto, perché questi disegni erano disegnati al computer, no? E quindi c'erano superfici, no, straordinarie, no, equazioni, eccetera. A me era quello che interessava, lui qualcuno me la raccontava, ma gli ho detto tante volte, dico, ma non potremmo metterci lì, no, e cominciare, no, a farne una scelta, ma ovviamente gli artisti, no, non sono così, e soprattutto quello era in fondo per lui forse semplicemente uno strumento, no, per arrivare ad un fine, ed è un peccato perché si sarebbe potuto vedere molta matematica in azione, no, illustrata attraverso appunto i disegni, e quello non si è fatto. Forse nella vostra cosa avete parlato, no, no, non dell'aspetto matematico, anche perché lui la conosceva, quindi era inutile, no, se era diretta a lui. Sì, comunque adesso vedremo questo filmato. È il Regge scherzoso, è una costante in lui. Una volta, credo durante un party, lanciò lì un'ipotesi sui neutrini solari e venne fuori il regium, credo, o il tullium, qualcosa del genere. Era uno scherzo naturalmente, ma in letteratura scientifica ogni tanto riemerge ancora il tullium, e credo anche Riccardo fosse ogni tanto vittima di questi scherzi. Io posso dire di una volta quando fu vittima Tullio Regge di uno scherzo invece, e l'artefice fu Bruno Gambarotta. Dunque, alla fine di un ciclo di queste trasmissioni televisive che registravamo qui a Torino in Via Verdi, ed era il ciclo di astronomia, noi avevamo nella scenografia un telescopio molto bello in ottone che veniva direttamente da casa Regge. Gli era stato chiesto dal regista, da Gambarotta, perché stava molto bene nella scenografia, e Regge non lo voleva mollare naturalmente. Poi alla fine cedette, disse però che lui era affezionatissimo e lo voleva assicurare per una cifra iperbolica. La RAI, non so bene se sia vero o no, ma aderì, spero che fosse assicurato. Quello che è certo è che nell'ultima puntata, ce n'erano state 11 prima e il telescopio era sempre rimasto lì intatto, nell'ultima puntata Bruno Gambarotta, fingendo un gesto maldestro, buttò per terra questo telescopio che andò in mille pezzi. Naturalmente urlo di disperazione di Regge di fronte a questo scempio, ma quel telescopio era stato fatto costruire finto in plastica da Gambarotta apposta per spaventare Tullio Regge. Quindi quella volta lo scherzo fu fatto a lui. Questo no, non credo che sia stato registrato, purtroppo. Certamente non è andato in onda, ma tante cose non sono andate in onda. Vi dirò soltanto questa: l'intervista a Young, premio Nobel, per il suo lavoro sulla violazione della parità, credo, registrata al CERN da Regge in inglese, poi faticosamente tradotta per la nostra trasmissione qui in Italia, andò in onda il 31 di dicembre, prima del discorso del Presidente della Repubblica, che era all'epoca Cossiga. Arrivati a metà di questa intervista si vede che Cossiga era pronto, fu interrotta la trasmissione, io non ho mai visto la seconda parte di questa puntata. Me la sono procurata recentemente grazie all'amica Barbara Scaramucci, che è la responsabile delle Teche Rai, per cui adesso io dispongo di questa puntata intera, importante perché c'è Regge e importante anche perché c'è naturalmente Young e sono in dialogo tra loro, e gli fa anche una domanda indiscreta su Lee, che è il rivale di Young con il quale non c'era buon sangue, ma comunque Regge riuscì a infilare anche questa domanda. Grazie a tutti di essere stati qui, grazie a Riccardo Zecchina, grazie naturalmente a Mario Rasetti, a Piero Angela, a Pier Giorgio Di Freddi. Grazie, a giovedì prossimo.